Noi, ecco, Lorenzo si sta collegando e sapevo che sta in Brasile, non se non sbaglio, giusto? In Brasile sta. Bene, ecco qui Lorenzo. Buon pomeriggio, Lorenzo. Buonasera Carmine. Eccoci, allora, Buonasera. ecco, qui c'è un bel gruppetto, è pronto a farti vedere quello che hanno fatto dopo la chiacchierata di 20 giorni fa. Io ho avuto il privilegio di un'anteprima che ringrazio perché è sabato scorso e direi che Marco, non so se tu vuoi dare un saluto dell'ISIA oppure lo vuoi fare dopo, dimmi te, insomma. No, lo Ecco. farei adesso, se mi permetti, Carmine, No, innanzitutto. certo, per Lorenzo. Marco Pietrosante ci porta i saluti da parte del direttore dell'ISIA che in questi giorni sta in Brasile a chiudere un accordo con un museo, se non sbaglio. E quindi grazie Marco, a te. Molto velocemente volevo chiaramente ringraziare Carmine che con la sua associazione è sempre così, ci è sempre stato vicino, diciamo, nelle attività che noi svolgiamo. E naturalmente anche il professor Fois e tutti i ragazzi del suo gruppo che hanno, in occasione della Roma Design Experience passata, affrontato questo argomento che è assolutamente, come dire, centrale rispetto alle attività che svolgiamo nell'università. Per cui ritengo che sia, come dire, fondamentale per il nostro istituto avere questo tipo di relazione, essere dentro questo tipo di dinamiche di carattere internazionale, ma lo ritiene il direttore, insomma, è Tommaso Salvatore, di cui porto i saluti, che poi discutiamo continuamente su queste cose, che in realtà dà la linea sulle attività da svolgersi. Quindi io ho avuto modo di intravedere il lavoro dei ragazzi e mi fermerò, magari metterò in ombra, ma mi fermerò a guardarlo con più attenzione. Sono sicuro che da questo potranno scaturire delle suggestioni, delle opportunità che speriamo di avere modo di poter in futuro cogliere. Per cui vi auguro, insomma, come dire, buon lavoro. Ecco. Grazie Marco. Prima di dare la parola ai ragazzi, perché siamo qui per vedere quello che hanno fatto, volevo solo dire a chi ci sta ascoltando che oggi è un step intermedio perché il 23, durante la settimana, i ragazzi hanno lavorato. Il 23 abbiamo fatto un primo incontro anche con il dottor De Simone da Bruxelles, dal NEB. I ragazzi hanno lavorato, oggi ci restituiscono quello che loro hanno, la loro creatività gli ha consentito di realizzare. In realtà la restituzione finale sarà a maggio, quando ci sarà la giornata convegno proprio conclusivo dell'edizione 2023 della Roma Experience. In realtà non sarà solo quello, il tema del NEB ovviamente è uno dei temi che verrà presentato alla Casa dell'Architettura. In realtà con il direttore dell'ISIA e con i docenti stiamo ragionando perché quest'anno sono 50 anni dell'istituzione dell'ISIA, questa prestigiosa istituto universitario e con il direttore pensavamo proprio che il tema del cinquantennario sia proprio il NEB, quindi a maggior ragione credo che sia, come dire, questo passaggio che hanno fatto i ragazzi possa essere importante proprio per questo percorso per i prossimi mesi. Mario, tu hai i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato, se le vuoi presentare, poi andiamo subito sul vivo. Lorenzo, non so, vuoi intervenire adesso o a metà, mentre cammina? Dimmi te, qui siamo molto free, come si vuol dire.
Grazie Carmine, grazie dell'introduzione. Penso che anch'io oggi sarò un po' in ombra, sono molto curioso di ascoltare, di guardare le presentazioni dei ragazzi. Grazie ancora per dare la possibilità al NAB di avere una piattaforma di diffusione come questa e spero di avere la possibilità di esserci a maggio per conoscerci e guardare il risultato finale dei lavori che sicuramente saranno molto interessanti. Grazie ancora e rimango in ascolto. A voi, grazie Lorenzo. Mario, a te. Allora, solo due parole per lasciare poi tutto lo spazio ai nostri studenti. Allora, questo è un progetto veramente sviluppato nella Roma Design Experience nel giro di 5 giorni, quindi sostanzialmente un concept, che per noi è stato fin dall'inizio una piccola sfida, perché Lisia, come stava dicendo in qualche modo anche il vice direttore Marco Pietrosanta e lo stesso Carmine Marinucci, che ringrazio, in fondo è una sorta di piccola Bauhaus italiana, o quantomeno nasce ispirandosi al modello della Bauhaus e della scuola di Ulm. Quindi era proprio anche una sfida provare a immaginare come comunicare una nuova Bauhaus europea. Per fare questo, noi abbiamo cercato di lavorare in tempi molto rapidi con un gruppo eterogeneo di studenti, nel senso che sono studenti sia della specialistica che del triennio, quindi con età differenti e esperienze diverse, che però, come vedrete, sono riusciti a lavorare in team, diciamo in qualche modo trovandosi anche in maniera molto positiva tra di loro per produrre delle primissime idee. Questo è un po' il concetto che vedremo. Quindi, più che sviluppare un progetto definitivo, oggi vedremo proprio un possibile approccio alla comunicazione della NEB con l'idea che questa comunicazione debba essere, dopo anni di pandemia, anche un'esperienza in qualche modo fisica, non semplicemente, diciamo, a distanza come stiamo vivendo in questo momento la nostra comunicazione. E quindi io lascerei la parola innanzitutto a Federica Spagnoli, a Valeria Fusco, a Luciano Barbato, dopodiché ci sarà anche Chiara Rao, spero anche il collega Stefano Salvi che dovrà essere qui, ma ha avuto evidentemente problemi di collegamento perché non lo vedo ancora. Quindi lascio la parola a Federica Spagnoli. Scusami Mario, Stefano c'è? Ah, non lo vedo, ecco. È presente e ci sta salutando, cosa vuole Allora fare? lascio la parola a Stefano prima di Federica Spagnoli, scusate. Se riesce a collegarsi. Cito, sono riuscito a collegarmi alla fine. No, io volevo soltanto, innanzitutto grazie a tutti quanti, coloro che hanno partecipato e soprattutto a coloro che ci hanno permesso di svolgere questa esperienza. Molto brevemente dico soltanto che quello che verrà presentato, come ricordava Mario Foy, sono dei concept. E oltre alle modalità di cercare il modo di comunicare tutto quello che si voleva comunicare, si è cercato anche di individuare quei luoghi, le modalità, le tipologie di quei luoghi all'interno dei quali questa comunicazione va impostata e messa in relazione con coloro che parteciperanno a questa esperienza. Quindi, ripeto, bisogna capire che quello che presentiamo sono delle idee che saranno eventualmente suscettibili di uno sviluppo prossimo. Ecco, tutto qua. Lascio la parola agli studenti. Io perdonami se prima rubo l'ultimo momento ai studenti la parola. Io però volevo fare solo una sottolineatura. 20-22 studenti hanno affrontato un tema. Oggi sono 20-22 persone che sanno di più del NEB. E questo, perdonate, io voi sapete, molti di voi sanno che faccio il contadino, ma per le piccole cose. Il fatto che un certo numero di studenti hanno studiato, ci hanno ascoltato e hanno rappresentato la loro idea, perfettibile o non perfettibile, poi vedremo.
Però ecco, io credo che già questo, io sono abituato a accontentarmi delle piccole cose, mi pare, perdonatemi, mi pare anche una cosa importante. Quindi grazie a voi, docenti Mario, Salvi e Isia, perché avete consentito ai ragazzi di fare qualcosa di importante. Grazie. Grazie mille. Eccoci. Si vede? Sì. Sì, si vede. Allora, qui cominciamo a parlare del nostro progetto, che si divide in quattro parti. Abbiamo un'introduzione, una vision identity, la parte della struttura e dell'esperienza all'interno di essa. Per quanto riguarda il progetto, abbiamo pensato che questo progetto appunto potesse andare oltre a quelli che sono gli aspetti ambientali ed economici e il Green Deal deve essere appunto un progetto culturale, un nuovo movimento culturale. E il NEB chiama ad immaginare e costruire insieme un futuro sostenibile che possa essere bello sia per i nostri occhi, sia per le nostre menti che per la nostra anima. Il progetto della NEB è basato su questi tre principi: bellezza, sostenibilità e inclusione. Però al giorno d'oggi non sono molto, non sono ben visti, non sono diffusi come dovrebbero essere. E vogliamo andare avanti con questo progetto perché ci bisogna proprio incarnare questi valori e andare a diffonderli in un pubblico vasto, dalla più piccola città europea alla più grande. Come metodologia ci ispiriamo a quella del Bauhaus Weimar, infatti Lisia si ispira proprio ad essa. Infatti siamo andati a unire più discipline proprio per avere una visione sistemica d'insieme. Il nostro obiettivo quindi è quello di andare a creare in 5 giorni, che sono relativamente molto pochi, però appunto essendo soltanto un concept primordiale, siamo comunque riusciti ad andare a evocare con questo progetto i tre principi fondamentali della NEB e irradiarne i valori, le idee e i progetti. Per quanto riguarda l'approccio che abbiamo utilizzato, è stato quello di andare a valorizzare quelli che sono già i principi fondanti della NEB, quindi la bellezza, la sostenibilità e l'inclusione. Ovviamente questi tre valori ci hanno subito ricondotto a quelli che sono i principi esplicitati nel terzo libro del Trattato di Architettura di Vitruvio, che definisce appunto tre principi che abbiamo associato a quelli già esistenti per la NEB: la bellezza per Venustas, sostenibilità per Firmitas, inclusione per Utilitas. La proposta del progetto quindi va a chiamarsi Nebula. Nebula è un agglomerato di valori, idee e progetti. È come una galassia in formazione che sta pian piano prendendo forma. E Nebula, questo nome, è stato scelto non a caso, infatti non solo va a integrare quelli che sono le iniziali della NEB, ma anche perché ricorda non soltanto concettualmente la forma concentrica del nostro progetto, ma anche proprio quella strutturale che andremo a vedere tra poco. E il nostro obiettivo è quello di andare a dedicare questo progetto a ogni cittadino europeo, a prescindere dall'età. Appunto, ci siamo ispirati alla forma concentrica della nebula per andare a creare un nome adeguato, ma anche proprio una struttura che potesse riprendere quel concetto di concentricità e anche di trasformazione nel tempo. Il nostro sistema quindi si va a identificare e si divide in tre macro aree, che sono la visual identity, la parte della comunicazione riferita alla città e quindi a un urbanismo tattico che vedremo tra poco, e l'esperienza del padiglione. Quindi il nostro obiettivo, quindi l'obiettivo di Nebula, è quello di andare a coinvolgere l'utente e a catturare la sua attenzione attraverso un sistema visivo che riesca a superare i confini tra ogni paese europeo.
e rendere, grazie a questo sistema visivo, possibile per tutti comprendere un linguaggio che sia universale ed inclusivo. E per questo motivo l'installazione è un monito per un futuro sostenibile e avvicino alle esigenze del pianeta. Passo la parola alla mia collega che ci parlerà dell'identità visiva del nostro progetto. Allora, buonasera. E successivamente vediamo come abbiamo approcciato lo sviluppo dell'identità visiva di NEB, ossia di Nebula in questo caso. E questa identità visiva è stata pensata per essere autogenerativa, e il cui sistema si basa su una comunicazione integrata a tre soggetti. E qui vediamo la prima variante del logo applicato a quella che sarà l'esperienza del padiglione, mentre invece successivamente vediamo il logo nella sua declinazione come progetto di sistema. Qui vediamo l'area di rispetto con come unità di misura abbiamo utilizzato questa forma circolare per andare ad esaltare sia il concetto di geometria che accompagna questo logo, sia per andare ad esaltare quelle che sono le sfumature, quindi simbolo di cambiamento e trasformazione. E la color palette che abbiamo utilizzato si basa sull'utilizzo di un arancio fuoco, un giallo sole e un blu oceano, ispirata a quelli che sono una reinterpretazione dei colori del Bauhaus. E come ho già citato precedentemente, l'identità visiva sì, è basata su una generatività e in questo caso le varie declinazioni vanno ad esaltare quello che è il mutamento, il cambiamento, la dinamicità che sono i valori rappresentati anche dalla NEB. E l'identità visiva include anche una serie di pittogrammi e a fine di andare ad allenare l'occhio dell'utente che parteciperà all'esperienza avrà modo di approcciarsi con questo nuovo progetto. E in questo caso, utilizzando l'acronimo NEB, vediamo delle affissioni promozionali che verranno esposte all'interno dell'area urbana. E con l'acronimo NEB verranno realizzate delle declinazioni in base al concetto di sostenibilità, bellezza e inclusività. Questa è un'altra anticipazione di come sarà realizzato il manifesto promozionale, in questo caso con delle info specifiche su cos'è il NEB e cos'è il European Bauhaus. E affiancato all'identità visiva è stato sviluppato anche un percorso diffuso che può aiutare l'utente a cimentarsi, a andare a esplorare questa idea della struttura. E il sistema di percorso diffuso si articola su degli interventi sviluppati nelle aree urbane, quindi questi piccoli interventi che possono essere in questo caso affissioni direzionali o urbanismo tattico. E queste interazioni diffuse, come ho detto, non vanno ad alterare il sistema urbano, bensì lo vanno a migliorare, andando appunto a intervenire in quelle piccole accortezze, come ad esempio le strisce pedonali o i semafori, per migliorare sia appunto la situazione urbana, sia per rendere riconoscibile il NEB. E qui vediamo come verrà sfruttato l'urbanismo tattico. E in questo caso un intervento avviene sulle strisce pedonali e sui semafori. E le strisce pedonali riprenderanno i colori della color palette di Nebula e verranno realizzate con una vernice air light che permetterà anche di andare ad assorbire lo smog. E infine verrà inserito un info braille su quello che sarà appunto il semaforo. E oltretutto all'urbanismo tattico verrà realizzata una comunicazione direzionale basata sullo sviluppo di tre manifesti. E questi tre manifesti avranno dei copy
ispirati appunto a quelli che sono i valori della NEB, e avranno l'obiettivo di guidare l'utente verso l'esperienza o il nucleo stesso della struttura e del padiglione. E ogni manifesto presenterà un QR code che verrà scannerizzato dall'utente, e tramite la scannerizzazione di questo QR code l'utente potrà sperimentare quella che è la realtà aumentata, e che successivamente vediamo come verrà applicata. E i copy utilizzati per questi manifesti sono appunto Where is NEB, Who is NEB e What is NEB, e per andare a sottolineare i forti concetti che vuole comunicare la NEB, accompagnati da un altrettanto forte impatto visuale. E qui abbiamo preso come esempio di applicazione il contesto di Piazzale di Roma, e dalla mappa possiamo vedere come verrà posizionato il padiglione, quindi al centro della piazza, e dove verranno posizionati i manifesti, quindi nei pressi del centro della Piazza Re di Roma. E l'utente in questo caso cosa farà? Incontrerà questi manifesti man mano che si avvicina al nucleo della piazza, e questi manifesti lo inviteranno attraverso la realtà aumentata a proseguire il suo percorso per cercare gli altri manifesti fino ad avvicinarsi al padiglione. E qui vediamo un render fotografico di come viene applicato il sistema di urbanismo tattico affiancato al sistema di comunicazione direzionale, e successivamente vediamo come avverrà l'approccio in merito alla realtà aumentata. L'ultimo manifesto si troverà nella parte più vicina dove è posizionato il padiglione, e per appunto guidare l'utente adesso come ultima tappa. E qui vediamo un'applicazione di come l'utente, un'ipotesi di come l'utente può relazionarsi con la realtà aumentata attraverso uno smartphone, quindi andando a scannerizzare il QR code. Ogni manifesto avrà tre declinazioni, quindi il copy non sarà solo Who is NEB, Your Way of Living, ma avrà anche altre declinazioni sempre legate in questo caso al concetto di sostenibilità. Dunque, per completare la comunicazione dei valori della NEB, si è pensato di ideare, di costruire proprio una struttura architettonica, che in questo caso è un padiglione esperienziale itinerante. Dunque è un padiglione che può essere spostato a seconda delle città in posizioni strategiche, che possono essere o delle piazze o ad esempio dei parchi, e dove per l'appunto le persone potranno andare, potranno apprendere attraverso diverse esperienze proprio quelli che sono i valori della NEB. Il concetto proprio di questo padiglione esperienziale va a ricordare quello che è la forma della nebula. Infatti la nebula è una struttura concentrica che porta ad un centro, ad un fulcro, dove per l'appunto l'utente, la persona, arriverà con una conoscenza superiore di quelli che sono i valori della NEB. L'idea alla base di questa struttura è la suddivisione in tre aree, in tre anelli concentrici, dove ogni livello andrà ad abbracciare proprio i valori della NEB. Il primo anello abbraccerà il valore dell'inclusività, dove per l'appunto le persone potranno incontrarsi, potranno scambiare idee, potranno ad esempio giocare i bambini, riposare, non so, persone con età più avanzata, o studiare insieme. Nel secondo livello, invece, nel secondo anello, si abbraccia il valore della sostenibilità. Infatti saranno presenti dei padiglioni espositivi, dei cartelloni, dove con delle infografiche, delle immagini, si potranno apprendere questi valori in una maniera più diretta, più visiva, più visuale. E si farà questo percorso proprio per arrivare al centro, al core dell'esperienza, in cui sarà presente questa stanza, dove si potrà fare un'esperienza a 360 gradi, attraverso delle proiezioni a tutto tondo, e sarà proprio il punto in cui sarà la conoscenza maggiore di quelli che sono i tre valori. E adesso possiamo vedere un render a mano di quella che potrebbe essere la struttura. Infatti nella parte esterna si può vedere questo senso
di inclusività trasmesso attraverso questa struttura che è circolare e parte dall'idea di poter fornire un'esperienza un po' per chiunque, per bambini, adulti e persone di ogni, di ogni genere, senza alcuna differenza di età. E questo primo anello, infatti, è pensato in questo modo. Sono presenti questi quattro moduli che possono essere disposti a seconda di quali sono le esigenze, ad esempio se si vuole posizionare questo padiglione, questa struttura in una piazza con dimensioni ridotte, si useranno pochi moduli, meno moduli, o se si avrà una struttura, una piazza più grande, si potranno utilizzare tutti i moduli. E qui si può vedere per l'appunto come o ci si può sedere, si può utilizzare un computer o semplicemente si può portare, non so, proprio figlio a questo posto dove egli potrà giocare. E, nel secondo anello invece sono presenti questi padiglioni dove si cammina e si fa questa esperienza che porta al nucleo centrale. In questi padiglioni, questi pannelli, per l'appunto, sono presenti le infografiche e tutte le immagini che si possono vedere. E questo anello è stato pensato con questa texture un po' particolare che fornisce anche al tatto una sensazione particolare e anche l'esperienza, diciamo, amplificata. Questo è un esempio, un mock-up di come potrebbe essere per l'appunto questo secondo anello e con per l'appunto le varie domande che abbiamo prima esposto. E anche qui si può vedere la seconda domanda, QuizNab. E invece in questo caso What is Nab? Questo gioco, diciamo, interattivo dove per l'appunto si vanno a cercare quelli che sono i valori all'interno di questo cruciverba. E questo invece è il core, la struttura centrale. Quando si arriva in questa struttura si è avvolto a 360 gradi da questa esperienza che può essere sia visiva sia uditiva. Infatti possono essere accompagnate i video o le foto da una forza sensazione anche a livello uditivo. Si sarà immersi a 360 gradi da video che fanno vedere tutti quelli che sono state le installazioni che abbracciano i valori della NAB. Quindi quando uno attraverso il secondo livello ha capito quali sono, li può direttamente vedere, direttamente interiorizzare in questo livello centrale. E questo è un caso, diciamo, studio di quella che potrebbe essere l'installazione visiva all'interno di questa struttura centrale. Questa cosa di installazione di Leonardo San Giorgi. Adesso ne faremo vedere una piccola parte. Quindi questo qui è un'esperienza che ha pensato Pietro San Giorgi, un professore dell'ISIA per l'appunto, della nostra università qui a Roma. E come stavo dicendo prima, è presente il concetto di modularità all'interno di questa struttura. Quindi a secondo sia del budget che si ha a disposizione, sia a seconda proprio dello spazio fisico che si ha, si può optare per diverse soluzioni. Si può vedere nel primo caso, dove è più, potremmo dire, scarno di moduli esterni che per appunto sono stati pensati per poter funzionare anche singolarmente, per arrivare alla soluzione finale dove il concetto di
di circonferenza di spirale è più forte, potremmo dire, ma comunque rimane saldo anche nel primo caso. E qui abbiamo ipotizzato delle misure sia per la struttura nel suo insieme, sia per i singoli moduli. Diciamo che potrebbe avere un diametro approssimativo di 17 metri circa, e i singoli moduli esterni potrebbero essere lunghi circa 2,5 metri circa, per poterci, diciamo, giocare, riposare, studiare, fare comunità in un certo senso. E questo è quanto. Adesso dirà due parole la tutor del progetto, Chiara Rao. Buongiorno a tutti, grazie dell'attenzione. Volevo anche ringraziare appunto i 15 studenti che hanno partecipato a questo progetto, che sono quelli che potete leggere sull'ultima slide di progetto. E volevo sottolineare come la coesione, l'intersezione di 15 giovani menti in questo progetto abbiano portato come risultato a un sistema progettuale scalabile e modulare, nel senso che l'importante, cioè l'obiettivo raggiunto è quello di essere riusciti a tirar fuori un'idea forte di comunicazione in un contesto molto ampio, e questo vuol dire che quello che avete visto è una delle tantissime ipotesi nelle quali può essere declinato questa idea progettuale. E d'altronde in ISI è consuetudine affrontare ogni semestre esami progettuali di questo tipo, in cui gruppi molto più piccoli e con tanti mesi di lavoro riescono a portare a termine un progetto di una struttura, progetto di una identità visiva, il progetto di un'esperienza, mentre e invece noi sono riusciti in 5 giorni a raggiungere un grandissimo obiettivo di portare avanti un progetto, si può dire 3 progetti scalabili, paralleli tra loro e modulabili tra di loro, d'altronde. Quindi, insomma, i ragazzi hanno fatto veramente un eccellente lavoro, nessuno escluso. Grazie dell'attenzione. Lascio il posto. Okay. Terminiamo la condivisione. No, perfetto, è terminata. Non so se è terminata, no, forse. Quindi, no. Che dire, ragazzi? Bravissimi, 5 giorni. Sottolineo, vi siete studiati la questione, e già questo abbiamo visto, perdonatemi, è un grande risultato. Come ci siamo detti dal primo giorno, noi non avevamo, come dire, l'obiettivo di realizzare un progetto scalabile, né tantomeno cantierabile immediatamente, ma quello di affrontare un percorso, perché, come avete giustamente detto all'inizio, questo è un processo culturale, non è mettere insieme 4 mattoni per creare come dire, una visione nuova dell'Europa. Credo che sia importante quello che avete detto, perché la vostra visione, la nostra visione dell'Europa, che poi va realizzata, come dire, in maniera opportuna, tenendo conto che siete in un contesto, quello dell'ISIA, che come dire, vi abitua a ragionare a livello di sistema. Quello che avete messo in luce nell'ultima slide, lavorare insieme è ormai la condizione importante, e questo è un altro merito
dell'ISIA, ma di tutte quelle organizzazioni culturali che fanno del lavoro, la progettazione, il lavoro insieme, uno degli asset principali, perché il futuro, il vostro futuro sarà non da eremiti, ma da persone che si relazionano con altri. Come ho sottolineato, questo è un esercizio, un vostro esercizio legato a un'attività didattica a tutti gli effetti. E adesso cercheremo di fare dei passaggi perfettibili, perfezionare un po' tutto il sistema. Certo è, partiamo già da un qualcosa di soprattutto condiviso e condivisibile. Come faremo, se ci saranno dei progetti, se ci sarà la possibilità di presentare delle attività, direi che questo è per ora un momento secondario, anche se, e qui chiedo a Lorenzo aiuto, a me tutta questa cosa che voi ci avete fatto vedere, noi ci stiamo occupando, diciamo così, dell'uso consapevole del digitale per fare determinate cose, quindi anche per comunicare il valore culturale così come ci avete illustrato. Che questo viaggio, questo percorso che voi ci avete illustrato, ancorché nel giro di mezz'ora, fare un viaggio nella rete, no? Essere immersivi all'interno di un qualche cosa, possiamo andare anche oltre la fisicità di una piazza come Piazza Re di Roma, una splendida piazza romana. Per cui, ecco, una riflessione in più è quello, il metaverso e tutte queste diavolerie con le quali ci dobbiamo avere a che fare, come danno un valore aggiunto in più e che consentono di fare quello che voi avete ipotizzato, cioè interagire, leggere, studiare insieme. E magari lo studente, uno sta a Roma, un altro sta a Bruxelles, un altro sta in un'altra parte d'Europa. Quindi ecco, io intanto non posso che complimentarmi con il vostro lavoro. È ormai una tradizione quello di confrontarci. Lorenzo, non so se qualcuno vuole intervenire prima di Lorenzo, ma insomma credo che il destinatario principale di questa nostra riflessione in questo momento è Lorenzo, che ringrazio per la sua presenza. Grazie Lorenzo. Grazie mille, complimenti agli studenti per questo lavoro, l'ho trovato veramente molto interessante. Soprattutto, insomma, considerando che è stato sviluppato in pochi giorni. E, trovo molto interessante anche dal punto di vista della metodologia che il lavoro sia stato condiviso da ragazzi che studiano a diversi livelli. Penso che sia estremamente utile anche per i ragazzi stessi confrontarsi con altri studenti che magari hanno più o meno esperienza, perché anche a volte la meno esperienza è fonte di grande creatività. Ci sono molte cose che mi hanno colpito, e tra queste sicuramente il fatto che il progetto si estenda non solo in un punto, ma che sia un progetto diffuso, quindi che anche la zona, insomma, circostante al padiglione sia interessata da questi flash, da questi elementi urbani che in un certo modo portano verso poi il progetto principale. Quindi questa estensione del lavoro, questa idea del percorso diffuso, penso che sia veramente, veramente molto interessante. E anche l'idea di organizzarlo come una specie di guerriglia urbana, quindi di avere dei momenti artistici, come ad esempio una striscia pedonale colorata, oppure magari un palo della luce, o un oggetto urbano che si trasforma in uno strumento di comunicazione, penso che sia estremamente interessante e che rappresenti
proprio il non plus ultra del comunicare attraverso la città e ai cittadini. Questa cosa mi è rimasta veramente impressa e complimenti per quello. E poi ci sono una serie di cose molto interessanti anche in riferimento allo spazio, ad esempio. Trovo che sia veramente un link di valore, spazio, natura, ovviamente, dal punto di vista di sensibilizzare i cittadini a guardare anche a questa dimensione, penso che sia fondamentale. E altre cose, ovviamente anche la questione relativa al fatto che il padiglione sia modulare e magari potenzialmente anche itinerante, nel senso che i moduli possono essere trasportabili e trasportati anche in posti diversi. E l'ho trovato un ottimo spunto. E poi, ecco, ho anche alcuni spunti, maybe, forse per la continuazione del vostro lavoro, nel senso che, ad esempio, come sapete, il NEB ha già un'identità visiva, nel senso che c'è già una palette di colori in cui noi già ci ritroviamo da 2 anni, e penso che sia importante avere un po' di coerenza in quel senso, per fare in modo che la comunicazione sia coerente, chiara, e che le persone possano riconoscere il NEB anche dal punto di vista del font, ad esempio, dei colori, eccetera. Quindi mi piace moltissimo l'interpretazione che avete fatto voi dei colori, li trovo stupendi, e ovviamente il riferimento con il Bauhaus originale è evidente, ma credo che sarebbe giusto anche magari integrare l'identità visiva esistente, quindi magari mettere insieme le due cose, giocare su quest'idea, per fare in modo che insieme queste due cose diventino ancora più forti. Mi piacerebbe anche vedere un po' di lavoro sui materiali, ad esempio, perché ovviamente il NEB è tanto proposto di quello. È stato molto interessante vedere che avete già lavorato magari sulle texture, sul fatto che questo padiglione sia uno spazio per un'esperienza, e che è quello che è probabilmente il centro della discussione, il fatto di portare fisicamente un concetto ai cittadini, alle persone che abitano lo spazio. E trovo questa idea di lavorare magari sul materiale, sulla parte tattile anche di questa esperienza architettonica, estremamente, estremamente interessante, estremamente stimolante, ecco. E mi fa venire in mente che quest'opera diffusa potrebbe avere anche più di un padiglione, nel senso che potrebbe essere appunto un attacco NEB alla città, nel senso che potrebbe essere appunto un'opera decentrata con vari punti nella stessa città magari, o vari punti, varie cose che succedono in parallelo in città diverse allo stesso momento, ecco, nel senso che se c'è un hashtag, se c'è un link, le persone possono anche magari comunicare a proposito di quello, scambiare delle foto, delle immagini, dei feedback, eccetera. E in questo mi collego anche a quello che ha detto Carmine sul fatto di, ecco, magari anche insistere sulla questione del metaverso, comunque del digitale, perché il NEB comunque vorrebbe mantenere questa identità, diciamo, abbastanza all'avanguardia, ecco, anche in questo senso. E quindi non abbiate paura di usare anche in questo senso qui, quindi con il metaverso, con l'intelligenza artificiale, ad esempio. E mi è sembrato che ci fosse un incipit di questa idea, anche nel fatto che il logo che avete immaginato fosse autogenerato, ad esempio, che possa essere magari modulare o autocreato magari da una macchina. Sono tutte cose che potrebbero arricchire, secondo me, ancora di più, e dare granularità maggiore, ancora maggiore, a quello che state creando. E
Lo trovo estremamente eccitante, molto, molto entusiasmante e mi piacerebbe anche pensarlo in un'ottica concreta, nel senso che non sia solo uno studio di un corso dell'università, ma che possa avere magari anche una concretizzazione reale, magari non quest'anno, ma magari l'anno prossimo. Come dicevamo anche quando ci siamo incontrati, sapete, ci sarà questo festival nel 2024, dove insomma il NEB arriverà fisicamente probabilmente tra Bruxelles e altre capitali europee, e se si porta da un progetto come questo, che sia concreto, che sia tangibile, chissà, magari si può collaborare insieme, si può lavorare verso una concretizzazione vera, diciamo, di questa cosa, che sia in scala 1-1, che sia magari in scala più piccola, ovviamente questo da vedere. E quindi da parte mia solo grande, grande entusiasmo e congratulazioni, e dal punto di vista della metodologia, e mi piacerebbe anche proporvi magari di considerare che il NEB, come sapete, ha questo pool di 600 e passa partner che lavorano insomma attorno ai valori del NEB già da anni, e che sarebbe magari interessante avere un momento in cui gli studenti potrebbero avere uno scambio con alcuni di questi partner, quindi magari anche con l'aiuto del nostro team potremmo organizzare magari un workshop o magari un momento di scambio, magari non con tutti, ma magari potremmo fare una selezione, ad esempio, delle organizzazioni che lavorano già con urbanistica o con ricerca o con architettura, eccetera, ovviamente da vedere. Però, ecco, dal punto di vista della metodologia, considerate tutte queste cose, usateci anche, perché appunto anche la partecipazione è parte insomma del discorso NEB, e quindi volentieri io sono a disposizione quando si può fare qualcosa, volentieri vi connetto a chi di dovere, e quindi ancora complimenti, grazie. Sono sicura che anche noi siamo disponibili, studenti, sì, assolutamente. Siamo felicissimi che vi sia piaciuto, e soprattutto perché è stato un progetto che, come ha detto anche il professor Foce, è subito messo in una grande sfida, perché farlo in 5 giorni non è stato facile, però è stato un gruppo di lavoro estremamente unito, grazie anche alla tutor, quindi siamo entusiasti di poter continuare in qualche modo questo progetto. Ecco, speriamo allora di riuscire a riprendere il discorso anche della partnership con la NEB. Come ci siamo detti con Lorenzo, prima che cadesse la linea, lunedì 23, niente, magari sarebbe importante riuscire a riattivare questa connessione, a proposito di condivisione, proprio come punto di partenza per costruire dei progetti e delle proposte insieme. Poi, alla fine, sì, questo è qualcosa che può rimanere. Assolutamente, Mario. Io ricevo tutti i lunedì dallo staff NEB una serie di incontri quasi settimanali in tutta Europa di approfondimento su queste cose. Io credo che la disponibilità di Lorenzo a quello di fare una chiacchierata con altri vostri colleghi. Sono, come ci ricordava, sono oltre 600 i partner del NEB, credo che sia importante. Quindi io, e non a caso, Lorenzo, le slide erano già in inglese, proprio perché, come dire, perché non rimanesse nel nostro circolo, diciamo, nostrano. Credo che questo sia un ulteriore momento di condivisione con altri. Io sto ricevendo delle cose non belle, di più dalla Finlandia e da tanti altri paesi e partner. Quello che mi sto cercando di preoccupare, proprio perché per il mio ruolo, anche per dare
concretezza all'ISIA, ai ragazzi che ci hanno lavorato, e quello di trovare un luogo, adesso spero che non ci sia nessuno del Maxi, mi piacerebbe che per esempio al Maxi, che c'è uno spazio, che è il Museo d'Arte Contemporanea, lì fosse costruito ciò che i ragazzi ci hanno dimostrato. Quello è il luogo dell'incontro che guarda a una visione importante per il futuro e con tutte le parole chiavi che ci appartengono. Abbiamo bisogno, e lo faremo, e sarà mio impegno con il direttore, come con lo staff, con Mario, con Salvi, quello di capire un momento se ci sono delle risorse economiche, perché poi se non altro per costruire il padiglione e oltre che terminare la fattibilità del progetto, abbiamo bisogno di... però su questo io vedo che la comunicazione che viene da Bruxelles sul NEB ci indica anche possibili strade economiche. Cioè, ormai voi avete attivato una serie di risorse economiche, non dirette ma indirette, dove questa roba è, come dire, è valorizzabile. Allora, in questo momento per noi, come dire, diversamente giovani, che dobbiamo fare questo, cioè quello di creare le occasioni perché queste idee diventino realtà, perché diventano lavoro. Sono ragazzi che appena usciti dall'università dovranno anche essere protagonisti delle loro scelte. Quindi ecco, io, per parte mia, cercherò di anche con alcune delle persone che sono connesse e di capire il momento come tutto questo sia scalabile, ma soprattutto arrivare a una progettazione esecutiva, un esempio o qualche cosa del genere. Abbiamo bisogno però, Lorenzo, di farlo insieme, perché altrimenti non sarebbe neanche... partecipazione significa essere un unico. La visione NEB ci racconta, ci sostiene, ci spinge a ragionare per una visione comune dell'Europa. Quindi è che io credo che questo i ragazzi l'hanno dimostrato, quello di usare gli strumenti che loro hanno a disposizione in termini di colori, di progettazione, identificare certi possibili percorsi. Adesso, dopo credo la presentazione ufficiale che faremo a maggio, vediamo di rimboccarci le maniche per la fase B, cioè la fase della concretezza in termini di costruzione. Non so se qualcuno vuole intervenire, Mario, non so se tu vuoi... Voi stessi ragazzi, che ne pensate di questo percorso che avete fatto? Allora, diciamo che è stato un percorso, come dire, quasi un po' una sorpresa, perché non ci aspettavamo così tante sfide, però siamo stati felici di accoglierle, di affrontarle, di tirare fuori il meglio da quello che ci è stato proposto come input, come brief. E soprattutto penso sia stata anche un'occasione di conoscere meglio una realtà che è quella della NEB, sia degli artisti, dei progettisti, di tutte quelle figure che ne fanno parte e che ogni giorno comunque consentono di realizzare progetti non solo innovativi, ma proprio che migliorino l'esperienza dell'essere umano nella società. E quindi noi abbiamo cercato di prendere esempio da questi ultimi, e sia dai valori che comunque la NEB tramanda, e cercare di incarnarli il più possibile. Quindi, diciamo, è stata una sfida però che ha portato a molte soddisfazioni. Bene. Qualcuno ha qualche osservazione ancora?
E così diamo anche un po' di soddisfazione ai nostri studentesse. Se, che personalmente mi ha colpito tanto il fatto che almeno quest'anno e anche lo scorso anno, però quest'anno in particolare, tutte le nostre idee sono proprio fuse insieme e hanno creato qualcosa che è di unico, cioè anche l'identità visiva con il progetto, con lo stesso nome del progetto, riesce a trasmettere tutto ciò che volevamo. Quindi questo risultato in 5 giorni non è da poco, nel senso che comunque cercare, cioè fare delle cose, per farne tante è più facile che farne poche, che riescono comunque a essere unite tra di loro in un certo modo. Quindi io sono soddisfatta personalmente, cioè penso anche gli altri, però è stato un bel progetto e anche il tema è stato interessante, e anche il fatto di andare a integrare un tema del genere in una università, comunque con nuova generazione, è importante proprio far conoscere la NEB. E quindi insomma, ottimo. Grazie ragazze. Un ragionamento, perdonatemi, lo faccio ad alta voce, quindi come quei ragionamenti che non sente nessuno, non ascolta nessuno. Come partner, io ho un, tra virgolette, abbiamo degli spazi all'interno della piattaforma che gestisce Borg. Mi chiedevo, Lorenzo, se sia il caso, e soprattutto voi ragazze e ragazzi, se ritenete opportuno, se siccome è uno spazio di condivisione, è uno spazio in cui io pubblico delle cose, io ho anche dei feedback degli altri colleghi, non solo italiani, ma soprattutto della comunità, anche una comunità importante, mi chiedevo se questo lavoro, così come ci è stato presentato adesso, lo vogliamo condividere, oppure se vogliamo aspettare a maggio, quando lo presenterete come dire, in maniera ufficiale. Questa è una decisione vostra. Diciamo che abbiamo nello staff NEB degli amici che ci aiuterebbero a essere, come dire, a far condividere anche con gli altri paesi. So, Lorenzo, tu che ne pensi? È prematuro oppure? Dunque, penso che la scelta aspetti, insomma, ragazzi, coordinatore. Sì, certo. Dal mio punto di vista, ecco, noi abbiamo sempre valorizzato anche il percorso per arrivare al progetto finale. Forse è più il percorso che il risultato in se stesso. Quindi, secondo me, non bisogna temere di mettere fuori work in progress, di mettere fuori un draft, e ci si apre, diciamo, ovviamente a commenti, che non è necessariamente una cosa brutta, ma insomma, ovviamente fa sì che l'attenzione si sposti sul processo in genere, quindi non solo sul risultato finale, una cosa perfetta e finita, che finisce lì, ma ecco, che venga condivisa anche tutto, venga condiviso tutto il resto, secondo me è interessante, però è un, insomma. No, è chiaro che dipende dai ragazzi, però insomma il processo, credo, io ho visto almeno le cose che vedo in quella community, è che insomma non è solamente il convegno viene annunciato, ma viene alcune cose veramente viene valorizzato il processo di condivisione, quindi credo che questo, ragazzi, e Mario Sosaldi, sta a voi come sia, però insomma nel momento in cui ci siamo messi in discussione in rete, credo che sia la giusta prosecuzione quella di allargare l'ambito, insomma, ecco, ma questo, ripeto, come diceva Lorenzo, credo che sia importante che lo decidiate voi e quando lo volete fare.
sicuramente ne discuteremo insieme, però comunque, come diceva Lorenzo, mi trovo d'accordo nel valorizzare il processo. Potrebbe essere anche l'inizio di una specie di, non so bene come funziona la comunicazione sulla piattaforma, però potrebbe essere l'inizio di una specie di storytelling. Adesso si carica il primo step del progetto, tra 3 mesi c'è l'evoluzione, no? E è vero che aprirsi ai commenti, negativi o positivi che siano, sono sicuramente modalità costruttive di migliorare una cosa in che ti trova in fase primordiale, quindi è sicuramente una bella idea, una bellissima idea. Soprattutto vediamo di raccontarla nella piattaforma, basta anche allo stesso, diciamo, i vostri slide, ma commentati con una breve intervista, con un breve testo che provoca la discussione con gli altri, credo che sia fattibile, no? Nel senso che tutto al più non ci rispondono. Va bene così, però devo dire la verità che abbiamo un coordinatore della piattaforma estremamente, bravo, attento anche alle nostre cose, per cui mi sento tutto di dire ok, mettiamoci in gioco. Benissimo. Vi dovete mettere in gioco, perché io faccio solo il facilitatore come Lorenzo, non voglio alla fine, io non ho problemi a darvi l'account per entrare dentro la piattaforma. Sì, se poi posso agganciarmi a quello che ha detto Lorenzo, che noi in ISIA sfruttiamo appunto un approccio di design a livello sistemico, e proprio il concetto di sistema sta nel fatto che non si va tanto alla fine a dare importanza unicamente al risultato finale, ma a tutto il processo che c'è dietro di esso. Quindi secondo me appunto dare degli step a queste fasi e andare a raccontare bene quello che è stato il processo e del sistema che noi abbiamo realizzato sarebbe sicuramente costruttivo e sicuramente comunicherebbe anche un'altra faccia della progettualità, che non è il risultato finale ma è quello che lo precede. Beh, su questo però, perdonatemi se riprendo, giuro che poi non parlo più. Voi sapete, anche perché molte di voi, Federica, ha già pubblicato sulla nostra rivista, noi abbiamo una rivista che è il luogo dell'accumulo dell'esperienza. Potrebbe anche essere l'idea di fare un articolo su questa esperienza che avete realizzato, mettendo le slide. Magari lo facciamo in doppia lingua. A questo punto, già solo questo breve paper che illustra gli obiettivi, la finalità, il modello, i metodi, eccetera, già credo che sia, perdonati, già un bel pezzo avanti, anche come condivisione, perché altrimenti, al di là del vostro lavoro, ripeto, come studenti, rischiamo che, al di là di qualcuno che si va a vedere nella nostra registrazione, poi rischia che rimanga un qualche cosa fra noi addetti ai lavori o comunque persone, diciamo così, in qualche modo interessate. Quindi ecco, fateci una si tratta semplicemente di raccontare. Voi vi ho sempre detto di volete fare come paper, volete fare a mo' di intervista, perché non vi intervistate a vicenda e ce lo raccontate quello che avete realizzato? Basta quattro domande, se volete ve la faccio io l'intervista, vi faccio le domande, però poi mi dovete rispondere. Io preferisco che vi fate le domande e le risposte, perché conoscete l'uno e l'altro, per cui è un invito. D'altra parte, perché con i vostri professori abbiamo deciso di fare questo incontro? Perché uno degli aspetti fondamentali del proprio lavoro è quello di saperlo comunicare. Se non lo sai comunicare è come se non esistessi. Perdonatemi questo assioma, ma è così. Quindi io credo che il fatto che voi possiate raccontarci questa cosa, direi che
Mi trovo personalmente, voi sapete, ampio spazio nei nostri canali di piattaforme, canali, approfondimenti, abbiamo una rivista, vogliamo farne un video, perché no? In fin dei conti la rivista è una rivista multimediale, di rete, e vi potete anche, ho visto che l'ultima volta che sono venuto da voi c'era un fotografo che ha fatto vi ha fatto delle interviste, e mettetele insieme. Scusate, non voglio fare ulteriore lavoro per i vostri docenti, però è il vostro lavoro, sarà il vostro lavoro questo. Certo, sì. Va bene. Accogliamo volenterosi la proposta. Ok, quindi la settimana prossima possiamo pubblicare qualcosa? I ragazzi sono sotto esami, però prossimamente sì, secondo me magari entro la fine del mese riusciamo ad avere qualcosa. Sicuramente dobbiamo aspettare di aver superato la sessione di esame. Poi, che essendo, è impegnativa. Che è impegnativa. Vabbè, ma i vostri docenti ce li avete a portata di mano, fate in modo che fate a loro gli esami, non viceversa. No? A fin dei conti avete affrontato un tema da esame. Certo. No, scherzi e battute, perché voi sapete l'amicizia e la stima che ho. Ricordo per Lorenzo, Di Caltra è nata dentro Lesina, quindi io ho un debito in tutto lo staff, in tutti i professori, i direttori che si sono. Massimo, eccomi qui, buonasera, un altro professore dell'ISIA di Pordenone, giusto? No, io sono di. Scusa. Sì. Sono di Busto Arsizio, ma sono adesso attualmente all'ICI di Parabiago. Prima ero di Etosi di Busto. Sono vagante negli ultimi miei anni di servizio. Come tutti noi. Certo. E, va bene, che dirvi ragazzi? Ci avete fatto fare anche poco tempo, ci avete raccontato una bella avventura. Perfezioniamola in modo tale che vada oltre la nostra chiacchierata, mettiamo le basi tenendo presente che grazie a Lorenzo, devo dire con tutte le persone con le quali finora abbiamo avuto a che vedere, c'è stata una grande attenzione su questo, ecco, devo dire che sono orgogliosa di far parte della famiglia NEB. Allora, Giovanni, tu che ci fai il regista di tutto, che cosa ci, che è la tua impressione? La mia impressione è estremamente positiva. Ripeterei le cose già dette molto bene da Lorenzo, ci mancherebbe. È importante questo fatto che questo lavoro trovi spazio anche nella rivista. Cioè, bisogna dare, al di là poi di quello che sarà il lavoro finale definitivo, perché gli diamo appunto persistenza e continuità, e forse anche il modo per aprirci su una discussione, diciamo, posso dire, per allargare. Oggi siamo in 20, in questo momento siamo in 26 qui, abbiamo avuto anche punte di 10 su YouTube, diciamo siamo in 36. Ecco, invece, cercando di allargare proprio anche la platea che può confrontarsi con quello che è stato realizzato e quindi in senso lato con il NEB, sarebbe interessante. Noi abbiamo anche, ricordo, il nostro gruppo Google, che in cui siamo circa in 450 in questo momento, e sarebbe interessante se appunto i ragazzi dell'ISIA potessero, come posso dire, presentare anche lì il loro lavoro e vedere se appunto se suscita una discussione, un modo per collaborare, per aprirsi e per ampliare appunto anche la conoscenza sia del loro bellissimo lavoro, ma in senso lato del NEB. Questo. Sì, vi avevo anticipato fra i nostri spettatori, ma in realtà gli amici, da Cagliari, la professoressa Artizu, che è un liceo proprio che si occupa da sempre di queste cose. E allora l'idea anche di coniugare alla scuola
media superiore in cui lei è una docente che fa già delle cose molto belle in questa direzione, con già l'università, quindi voi siete un'università, quindi anche in termini di orientamento, credo questi legami li possiamo fare perché siamo una, come dire, una piattaforma che va, io dico sempre, il nostro target va da 0 a 90 anni, quindi diciamo che all'interno di questo c'è di tutto, l'incontrare di tutto. Va bene, grazie. Mario, aggiungi qualcosa, dimmi tu. Grazie, sicuramente ci risentiamo per capire come riprendere il filo del discorso. Questo okay. È l'impegno più concreto che posso dare adesso. Ringrazio Lorenzo e sicuramente intanto gli possiamo mandare il lavoro fatto ad oggi come documentazione, e sperando di rimanere in contatto per gli sviluppi futuri. Grazie Mario. Buonasera a tutti allora e buon pomeriggio. Buonasera, grazie. 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 Buonasera a tutti.